Un patrimonio da tirar fuori attraverso la passione per l'arte greca e per la città di Siracusa. È l'iniziativa lanciata dalla sede Avis del comune di Floridia, denominata Siracusa Greca, domenica 11 giugno 2023. Un'attività culturale che si è posta all'obiettivo di portare la grande storia di Siracusa presso le scuole della provincia e di evidenziarla attraverso due attività. La quinta estemporanea di pittura, con la presenza di circa 20 pittrici di tutte le età, e il convegno, la famiglia dei Dinomeni, con la relazione del dottor Anselmo Madeddu. Lucia Tata, Marinella Raniolo e Nelly De Caro sono state premiate secondo i tre criteri stabiliti: la tecnica, il tipo di materiale utilizzato e il rispetto della tematica. Un premio significativo che ha visto consegnare alle vincitrici una medaglia d'argento con la raffigurazione della testa di Aretusa. Siracusa greca è la storia di una grandissima città che per oltre 200 anni nel Mediterraneo ha governato benissimo. E adesso questo ricordo è molto tenue, si sta quasi perdendo. Quindi vogliamo riscrivere un pochettino, per quello che riusciamo a fare, questa storia. Io mi sono occupata della parte artistica e ho scoperto che dentro le famiglie c'è un patrimonio straordinario. Allora mi sono chiesta: perché no? Tiriamo fuori questo bellissimo patrimonio che c'è. È una cosa che ci rende felici vedere oggi che c'è uno scambio di generazione. Ci sono artisti di tutte le età e sono felice di essere riuscita a metterli insieme. Un convegno che evidenzia la grandezza di Siracusa e come i re di quel tempo, i Dinomeni, la considerassero una delle città più belle e strutturate del mondo. L'idea di questo progetto che si intitola Pentapolis nasce proprio dalla curiosità di conoscere le proprie radici, la propria storia e soprattutto la propria città. Siracusa è una città molto poco conosciuta nelle sue origini, nella sua iniziale struttura greca, e pur avendo tanto, no, di visibile oggi. Però c'è un mondo sommerso. Io dico spesso che Siracusa è una città che vive sotto i nostri piedi, la Siracusa greca, ma è tutta quanta lì e ci racconta della sua storia attraverso le parole di pietra, no? Che emergono dal suo tessuto ogni volta che un piccone o uno scavo archeologico ci porta di nuovo alla conoscenza della sua storia. E io credo che è importante farla conoscere, questa storia è importante farla conoscere soprattutto ai giovani, ai ragazzi, perché non c'è niente di meglio che progettare, che capire il presente e progettare il futuro, se non quello di partire dal recupero della propria storia, delle proprie radici, della propria identità. Quindi un progetto di recupero dell'identità che non può che partire da un esame scrupoloso, da un'indagine scrupolosa della nostra città. Una strana consapevolezza dell'antico che non è mai svanita nell'aria notturna di Ortigia. Una ricca storia evoluta nel tempo che ha visto passare greci, bizantini e normanni. La necessità di far conoscere e vivere a tutte le generazioni attraverso i racconti e le riproduzioni esistenti la grande vita di questo territorio, perché Siracusa è l'infanzia del mondo e degli uomini.